Per me ogni giorno, ogni pensiero è rivolto sempre a questi bambini, perché io mi svegliavo e mi addormentavo in queste stanze, con questo panorama, e ogni giorno era un giorno difficile. Quando non c'è sangue è un problema per loro. Io sono mamma di un bimbo che purtroppo non c'è più, a novembre saranno 10 anni che mi ha lasciato. Era un bimbo bellissimo, è stato per 22 mesi con me e 18 mesi ricoverato sempre qui, in questa struttura che è il Posillipon. Abbiamo lottato tanto, purtroppo non ce l'abbiamo fatta. Per me ogni giorno, ogni pensiero è rivolto sempre a questi bambini, perché io mi svegliavo e mi addormentavo in queste stanze, con questo panorama, e ogni giorno era un giorno difficile. E io spero sempre che questi giorni a questi bambini non siano così difficili come li sono stati per me, e spero anche che non lo siano per i loro genitori. Quindi siamo qua per loro, solo per loro. La donazione di sangue è un atto volontario. Il donatore decide di offrire il suo sangue a strutture pubbliche, perché questo è un farmaco, il sangue, ed è un farmaco che purtroppo non si può acquistare in farmacia. Si può donare dai 18 anni fino ai 60 anni. È ovvio, bisogna essere in buona salute, non avere avuto malattie infettive virali, specie epatiti o malattie simili, non bisogna soffrire di patologie croniche o acute, faccio ipertensione, non bisogna aver preso farmaci in maniera costante, il farmaco occasionale non crea problemi, ma se uno è in terapia perché ha il colesterolo alto e prende i farmaci, le statine, sicuramente in quel momento non può donare. Queste notizie vengono raccolte tutte nell'anamnesi, cioè quando il donatore viene visitato si raccoglie la sua storia clinica. Non è la prima volta, già quando ho compiuto 18 anni, già subito dopo 3 giorni ho donato, perché è una cosa che mi hanno trasmesso i miei genitori, comunque avendo un fratellino che ne ha avuto bisogno lui in primis, so cosa significa, e quindi un aiuto in più, se si può, è sempre bene darlo. Il desiderio di fare un poco di bene attraverso una donazione di sangue, che può essere un gesto semplice ma importantissimo per tanti bambini. Per noi è un piccolo gesto, cioè non ci costa nulla, per loro è tanto, perché quando non c'è sangue è un problema per loro. Abbiamo portato qualcosa nei reparti che le mamme ci hanno chiesto, stupidità che magari noi a casa abbiamo così nell'angolo, non usiamo dei contenitori, dei piatti di plastica, o qualche gioco ai bambini, un orologio a muro colorato.